sì. La sigla. Ho capito. Mi trovo. Quella per esteso è quella che va. Sì, fortunatamente d'accordo con il nuovo dirigente. Organizziamo una visita. Sì, organizziamo. Con molto piacere. Va bene, con molto piacere. Qua aspetto la lettera, una riunione per capire l'agenda mia. Poi aspetto la lettera dell'ambasciatore e poi chiamo Alessandro Senatore, lo organizziamo. Elvira Laura Romano, per molti anni dirigente scolastica al Duca degli Abruzzi, che ha ospitato e che ospita il Museo del Mare della Fondazione Tetis. Che lavoro è stato fatto e che cosa significa oggi la firma di questo protocollo? Allora, da sempre l'istituto è stato viveva in osmosi con il museo. I ragazzi dell'istituto scendevano giù al museo, il museo è il Museo del Mare, ha attrezzature bellissime, invito tutti a venire perché molto bello, e da sempre mano a mano è cresciuto e occupa i locali della scuola, e quindi questo è un protocollo d'intesa a tre tra Fondazione Tetis, Museo del Mare, scuola e Città Metropolitana, che di fatto è la proprietaria dei locali, sulla regolarizzazione della presenza del museo, che tra l'altro ha un riconoscimento regionale. Quindi è un bel museo. Abbiamo finalmente siglato questo protocollo, non è stata una cosa facilissima, ringrazio il sindaco, ringrazio Antonio Mustari sempre, che è il direttore del museo, e tutto il lavoro che abbiamo fatto. Mi fa molto piacere che è andato a buon fine prima che io andassi in quiescenza. Qual è il valore aggiunto rappresentato da questo museo per i ragazzi della scuola del Duca degli Abruzzi e anche per tutti gli altri ragazzi che, delle scuole che vengono a visitarlo? Allora, innanzitutto il museo non si rivolge solamente ai ragazzi, ma è un museo di importanza regionale ed è interessante per tutti, anche per la gente di mare, anche per i comandanti, anche per lei se vuole venirci a trovare. Espone materiale di grande valore, di grandissimo valore, restaurato con il volontariato di tanti ragazzi che fanno le borse di studio all'università, per cui è un bellissimo il valore tra il rapporto tra scuola e museo, è un'osmosi continua, è logico. Abbiamo addirittura l'aula dei costruttori, l'aula, se lei viene vede che proprio non è un museo scolastico ma nasce in una scuola, per cui è attento, e nel protocollo che abbiamo firmato c'è anche la disponibilità del museo di ospitare, ovviamente senza lucro, di ospitare tutte le scuole di Napoli e del nostro territorio napoletano. Gratuitamente? Gratuitamente, è logico. E che troveranno delle guide esperte che generalmente sono i nostri alunni, cioè i miei alunni fanno lezione con il professore Mussoli, il direttore del museo, e imparano a fare le guide del mare al museo. Ma per la formazione dei ragazzi, cioè quanto imparano in più essendoci il museo lì? I ragazzi imparano a vedere, ci sono le carine delle navi, le carine spoglie, quelle rivestite, ci sono tutti gli impianti tecnologici, ci sono i timoni, vedrà da prima l'ecoscandaglio come si faceva prima e l'elettronico di adesso, quindi per i ragazzi è un grandissimo tuffo nella storia, accompagnato da un paragone con l'attuale, con il presente, ma ripeto, è una visita da fare anche all'incompetente ma all'appassionato del mare, perché è una bella presenza e d'altra parte è l'unico museo del mare di Napoli, non ce ne sono altri ad oggi, se ne sta parlando da tanto, ma per adesso è l'unico. Antonio Mussari, direttore del Museo del Mare, Fondazione Tetis, presso il Duca degli Abruzzi, l'Istituto Nautico di Bagnoli. Che cosa c'è all'interno di questo museo e un invito a visitarlo? Diciamo, il museo nasce nel 1904. Quando nella vecchia scuola di Via Tarsia c'era questo materiale che era già obsoleto allora. Quindi quando l'ho raccolto io nel 92, ho fatto soltanto per metterlo in sicurezza, perché c'è delle persone che non conosco, stanno danni. Quindi prima mettere in sicurezza, poi tutto il resto, valorizzarlo e restaurarlo.
Che cosa c'è dentro e perché venire a via? Abbiamo una sala delle navi, navi borboniche, ma la maggior parte, quindi è una storia di Napoli, cioè navi moderne. Abbiamo una sala delle costruzioni navali con modelli unici in Italia. Cioè, ce ne sono tanti che sono una raccolta unica e che stiamo migliorando. Quali ad esempio? Diciamo, ci sono una fila fregata borbonica sullo scalo di Varo, di Castellammare, e quindi questa è una cosa unica. Cioè, se abbiamo due di queste costruzioni in arsenale, perché sono soltanto la struttura esterna. Poi abbiamo la sala macchina, con il motore, con il cambiamento della vela al motore, è un fatto epocale che è ricominciato nel 700, cioè, con la rivoluzione industriale, poi continuato. Cioè, e poi abbiamo la sala di navigazione, la navigazione come era all'epoca, con una navigazione astronomica osservando le stelle, la navigazione con i radar, con la radio di navigazione, e la sala Marconi, che è praticamente la sala più rivoluzionaria, perché Marconi ha rivoluzionato il nostro stile di vita. Poi abbiamo una biblioteca tematica dove gli studiosi vengono a consultare i libri localmente, perché non possiamo prestare libri storici, ma possiamo prestare libri più moderni che abbiamo anche nella nostra disponibilità. Quindi perché venirlo a visitare? Beh, perché è completo, perché diciamo, appartiene all'eredità navale e marinara della città, l'unica. L'altro deve considerare che il modernismo adesso ha preso piede, ma una volta era soltanto fatica. Il mare la fa lavoro, e il mare era la pericolo. Quindi adesso stiamo studiando, per esempio, la storia della navigazione attraverso i manifesti navali. Quindi un altro modo di vedere le cose. Abbiamo una galleria dove praticamente facciamo le mostre, facciamo almeno una volta, una mostra all'anno, se non qualche volta anche due. Noi facciamo quello che possiamo, sono un appassionato, la mia vita là dentro, sono dalla mattina alle 7 fino al pomeriggio alle 5 e mezzo alle 6, sono più di 8 ore. Domenico Marrazzo, consigliere metropolitano delegato alla scuola, oggi la firma di un importante protocollo d'intesa che rilancia il Museo del Mare all'interno dell'Istituto Nautico Duca degli Abruzzi di Bagnoli. Oggi un altro obiettivo importante raggiunto da questa amministrazione guidata dal sindaco De Magistris: con la firma di questo protocollo d'intesa sarà possibile che gli studenti dell'Istituto Nautico del Duca degli Abruzzi e anche tutti gli istituti nautici di tutta Italia potranno utilizzare le attrezzature presenti all'interno del Museo del Mare per dei percorsi formativi. Quindi Napoli, che è la città del mare, oggi regolamentiamo l'istituzione del museo nautico all'interno del Duca degli Abruzzi, fruibile, ripeto, non solo dagli studenti, ma può essere visitato da tutti i cittadini.